vi invito come parroco un po' del territorio. È una bella novità per noi, è una cosa interessante che ci sia in questo sito questa istituzione per aiutare un po' tutti a crescere nella cultura. La cultura, la nostra cultura, ha certamente anche una componente religiosa ed è una cosa bella che abbiate invitato anche me per questo segno, insomma. Si sa che anche la comunità ecclesiale collabora in vari modi a questo aspetto della crescita delle persone, anche dell'accoglienza delle persone immigrate, anche proprio attraverso iniziative concrete di istruzione e di formazione, quindi sarà senz'altro una collaborazione che procede. Io credo che non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto, e diciamo una preghiera insieme se volete, perché per dare una benedizione ci vuole anche una preghiera, se non c'è nulla in contrario. Ma ci alziamo, benediciamo da qui poi o da sopra. La preghiera più semplice è il Padre Nostro, che ci unisce anche a tante altre confessioni cristiane, in particolare agli ortodossi, che pregano anche loro con questa preghiera, e fra qualche giorno è la Pasqua ortodossa, il 1° maggio, quindi ci sentiamo uniti anche a loro, e è comunque una preghiera che vale per tutti, perché il Padre Nostro ci suggerisce questa figliolanza comune e questa fraternità universale. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore, benedici questo luogo e tutti coloro che ne fruiranno per la loro crescita umana, sociale e culturale. Custodiscili e proteggili sempre, e dona a tutti di poter crescere anche in umanità e in fraternità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci benedica e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Un po' di acqua santa anche ai locali. E a tutti, va bene. Bene.